c'è il proverbio non c'è due senza tre, Veronica Inglese conferma che certi proverbi valgono anche nell'atletica. Sì, valgono anche se a distanza di qualche anno, però valgono ancora, perché purtroppo due edizioni fa l'ho vinta, poi non ho potuto partecipare per via di due infortuni e questa volta ci sono. E appunto prima dicevo anche a Roberto, speriamo mi porti bene correre la Chia Run per le prossime gare, per i prossimi appuntamenti. Una grandissima prestazione di Veronica Inglese, io la voglio segnalare, è arrivata non assoluta, solo 8 uomini hanno superato e è arrivata praticamente fresca. Prossima settimana ha un 10.000 a palo alto negli Stati Uniti, noi veramente gli auguriamo di fare il meglio perché abbiamo bisogno di una grande mezzofondista per la nazionale azzurra e lei sicuramente potrà fare dei grandi risultati, noi ci crediamo tantissimo e gli facciamo un grande in bocca al lupo. Terza vittoria per lei a questa Appia Run. Edizione straordinaria quella di quest'anno, 18° anno, veramente tantissime persone, una festa per tutta l'atletica leggera italiana, 6.000 persone che veramente hanno dato il massimo in questo percorso straordinario, grazie all'Amway e alla Nutrilite che sono il nostro title sponsor e che veramente speriamo di avere accanto a noi per i prossimi anni, perché siamo veramente lieti di avere un'azienda così importante a fianco alla nostra manifestazione. Razin Marwan del Centro Sportivo Esercito, 39-26 per Razin. La medaglia d'argento di questa edizione del 2016, Said Guirmi, LBM Sport Team, 39-11, il tempo impiegato da Said. Vincitore dell'edizione 2016, Mohamed El Mounim. Grande El Mounim che ha vinto per la prima volta questa manifestazione con grande autorevolezza e anche con un ottimo tempo. Scrive il suo nome nell'albo d'oro della Appia Run per la terza volta per il Centro Sportivo Esercito ad un tempo di 43-43, Veronica Inglese. E Roberto Dominici che consegna questo fantastico trofeo ad una fantastica atleta, Veronica Inglese. Che questo successo all'Appia Run sia foriero di una fantastica stagione atletica. Io sono sempre dell'idea che non bisogna sempre correre le stesse gare, è una gara diversa, è una gara impegnativa, ma nello stesso tempo è molto bella perché appunto troviamo un percorso vario. Siamo andati in Caffarella, sui Son Pietrini, e poi
per le strade di Roma, è sempre fantastico correre, e correre queste gare deve essere anche divertirsi, per cui non deve essere sempre monotona la gara, questa è una gara invece varia e divertente. E di te che ci dici? L'anno è importante, ti abbiamo visto in forma, ma lo stato di forma credo tu lo raggiungerai tra qualche settimana. Esatto, stiamo entrando in uno stato di forma che appunto speriamo di raggiungere negli appuntamenti più importanti che saranno luglio gli europei e poi incrociamo le dita se verrà anche Rio. Però questo appunto sono delle tappe di passaggio e la forma la raggiungeremo tra un po'. Sono contenta di come sia andata oggi, comunque dimostra che io sto bene e speriamo di continuare così. E correre a Roma è sempre bello. È bellissimo, sì.